nostre luci dovranno raccontare la città, che Napoli è una città mondo, che si può permettere di raccontare i propri segni. Quindi più visceralmente sappiamo raccontare la nostra città, più siamo universali. E credo che il mondo questo voglia, perché Napoli negli ultimi anni ci ha dato grandi soddisfazioni, il turismo, per cui veramente il mondo è venuto, sta venendo, e mi auguro che possa venire ancora a Napoli. Ci saranno sia artisti più affermati che artisti emergenti, che avranno l'opportunità di poter anche disegnare proprio queste luci, quindi questo diventa anche un po' un'idea per un coinvolgimento dei giovani artisti, e quindi una partecipazione a un progetto collettivo. Luci d'autore per il prossimo Natale a Napoli. Nel Salone delle Grida della Camera di Commercio sono state anticipate le caratteristiche del progetto che vedrà impegnato l'ente camerale, il Comune di Napoli e la città metropolitana per le prossime festività natalizie. E sono stati presentati anche i risultati dell'indagine effettuata sulla customer satisfaction dell'iniziativa Illuminiamo Napoli. Proprio perché il nostro obiettivo è che sia per i cittadini ma anche per i turisti ci sia un'attrazione che sicuramente sarà anche una forma di espressione artistica, e questo va in questa direzione di migliorare sempre di più la qualità dell'offerta artistica e turistica in città, perché le due cose sono tra loro legate. Dal centro storico alle periferie, affinché le periferie possano avere una nuova luce, una nuova centralità, quindi un progetto che inizia, ma mi auguro che possa poi crescere negli anni, affinché Napoli possa diventare, ecco, Napoli città illuminata. Anche i ragazzi di Nisida sicuramente partecipando, le associazioni. Saranno scelte due strade per ogni municipalità, senza rimanere dietro nessuno. In più sarà coinvolto la facoltà di architettura della Federico II e l'Istituto delle Belle Arti di Napoli.